Adesso ci concediamo un simpatico fuori concorso, devo raccontarvi una cosa fuori le quinte. Sabino, quanti sono stati gli iscritti a questo concorso? 400 circa. Sì, provenienti anche dall'estero. Dall'estero, sì, abbiamo da tutto visto, il mondo, sì. Certo. E c'era un limite o un massimo d'età? C'era un limite appunto d'età da 18 anni ai 35 anni. C'è una ragazza candidata diciottenne, e quindi ci entrava pelo pelo, diciamo. Sì, ha fatto l'audizione proprio appena compiuto 18 anni. Filomena Forino, vieni. Ciao. Filomena Forino ha seguito anche le prove, sei venuta qui, insomma. Sì, non era ancora matura per partecipare al concorso. Ma però siccome... ho avuto la fortuna comunque di ascoltare le prove degli altri cantanti, i consigli dei maestri, quindi insomma è stata una fortuna. Sì, sei, tu sei di Cicciano, provincia, sì, di Napoli. Provincia di Napoli. C'è la pasta buona a Cicciano, mi risulta. Così dicono. Dunque, hai seguito le prove, sei studiato, che cosa? Sì, sono qui a Roma per studiare psicologia, insomma sono al primo anno di università. Sì. E intanto... insomma, studio canto, cerco... ho studiato con varie persone, poi mi sono trasferita qui a Roma, però ho bisogno, cioè sono in cerca di qualcuno che mi segua qui. Ti faremo sentire, ti preoccupare, sarai sentito, sarai sì, sentito. Sì, sì. Allora, noi abbiamo un tenorino, lo chiamo tenorino perché è piccolino, che fa parte dei ragazzi del nostro arcobaleno, che è Alessandro da Crissa. Diversa. San Nicola da Crissa, provincia di Vibo Valentia. Precisiamo, è provincia di Vibo Valentia, precisiamo. Allora, che cosa facciamo? Dici, fuori programma, siccome normalmente Matteo apriva con il brindisi della Traviata, tu adesso diventi Alfredo. 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 Non abbiamo mai avuto un Alfredo e una Violetta così giovani. L'infanzia di Alfredo e Violetta, metteremo in scena. Allora, però, sentiamo questo brindisi fatto da questi due giovani, fuori concorso ovviamente. Vi mettete il microfono a posto. Allora, Libian, togliete i calici. Alessandro, oh, avete notato? Matteo, hanno chiuso insieme.
perché ci sono siamo, giovani. Ci siamo tenuti la mano, però. E vi siete tenuti la mano? Siete stati onesti, però. Sì, nessuno ha superato l'altro. Guarda, ai 18 anni farai strada, tanta. Speriamo. Tu già il maestro ce l'hai, il maestro Caruso, quindi ce l'hai. Assolutamente. È a posto, già sei accasato. Auguri! Grazie. Pubblicità.